Chi ignora il povero disprezza Dio, parola di Francesco, un po' dura forse, ma la parabola del povero Lazzaro non lascia dubbi. Le porte dei cuori chiuse ai poveri son chiuse anche alla misericordia di Dio. Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane chiusa anche per Dio, e questo è terribile. Udienza del mercoledì in San Pietro, il Vangelo della catechesi è piuttosto noto. C'è un ricco che vive nello spreco e al povero fuori nega persino gli avanzi dei suoi lauti banchetti. Lazzaro rappresenta bene il grido silenzioso dei poveri di tutti i tempi. La scena si sposta nell'aldilà, a parti rovesciate. Ora sì che il ricco tra i tormenti si accorge di Lazzaro in cielo, accanto ad Abramo. Quante volte tanta gente fa finta di non vedere i poveri. Ora però non c'è più rimedio. Inutile chiedere a Lazzaro come fa il ricco persino una goccia d'acqua o di tornare nel mondo ad ammonire chi rischia la stessa fine. Per la conversione, Bergoglio commenta, non servono eventi prodigiosi, basta aprire il cuore alla parola di Dio. Nessun messaggero e nessun messaggio potranno sostituire i poveri che incontriamo nel cammino, perché in essi ci viene incontro Gesù stesso. Ad 80 bambini ucraini, orfani e rifugiati della guerra nell'est Ucraina, è andato l'augurio di Francesco per una pace duratura e un futuro sereno. Presenti 28.000 fedeli e curiosamente anche un cane, Magnum, un San Bernardo testimonial della candidatura a patrimonio UNESCO dell'umanità dello storico ospizio monastico situato sull'omonimo passo alpino.